Buonasera a tutti, eccoci, siamo tornati. Ciao da Ciao. parte di Pierge, da parte di Roxana, Cinzia. la protagonista della serata, e stasera anche come ospite, diciamo così, sempre ben accetto, la nostra Cinzia. Ciao Roxy, ciao Cinzia. Ciao a tutti. Allora, come state innanzitutto? Ben ritrovate. Bene, Sto bene. siamo bene, cariche per partire con le cose nuove e divertenti. Allora, va Aspettiamo che arriva bene. qualcuno. Sì, aspettiamo un attimo. Tanto vi ricordo che siamo partiti in diretta nella pagina, adesso andiamo anche in diretta nel gruppo e poi ci troverete anche su YouTube. A fine serata, da domani, anzi da domani mattina, anche in diretta su YouTube. In diretta, no, il filmato su YouTube. Anche Ciao se a ci stiamo tutti. attrezzando per le dirette su YouTube. Beh, non sarebbe male. Sì. Ciao Roberta, ciao Ilaria. Benvenute. Io non vedo ancora i commenti. Sì, ha iniziato. Ok, e c'è anche Bianca stasera. Scusami, Bianca, non ti ho presentata. Allora, intanto ecco, adesso siamo in diretta anche nel gruppo, quindi possiamo. Ah, ciao Roberta, ciao Ilaria, ciao Carla. Perlomeno ecco chi si è collegata adesso che vedo. Ok, e a questo punto ci siamo. Roxy, a te la parola. Vai pure, presenta pure. Ciao ragazze, eccoci, c'è anche Bianca, la mia assistente. Adesso spogliamo un po' l'albumino insieme. Saluti Bianca. Di ciao. Ah? Dai. Ciao a tutti, piano che fai traballare il tavolo. Ciao Spogliamo un po' Bianca. l'albumino, il nostro Ciao progetto. Bianca. Saluta. Qui ci sono delle foto da quando Bianca era piccolina, devo ancora aggiungere delle foto. Questo è l'albumino. Non Molto fare bello. tanto. Qualcosina di foto devo mettere ancora. Qui una taschina. Ti sei sbizzarrita con le aperture, vedo. Le Sì, non me ne taschine. ricordo tanto. Qui è un flap, qui un'altra taschina che si può mettere tesserine con delle foto, quindi per mettere tante foto. E invece qui sono partita praticamente da questo pezzo centrale, diciamo. Sì. Ah, Se poi ok, si quindi anche sviluppava di più. un'apertura. Oh, che bello! Aspettate che qui. Questa pagina è troppo vicina, non riesco. Ecco qua. Qui devo mettere un pannellino e aggiungere delle foto perché le sto recuperando dalla Germania. Perché ci sono delle foto con la madrina di Bianca. E Bello, molto quindi bello. l'albumino si chiude così. Prima questo. E poi qui un'altra pagina. Qui è una taschina. Perché mi piaceva incollare, vedete, una taschina e qui il vellum Marta Stack. Io ho perso il conto delle foto, però sono almeno 15 se non vado errato. Correggimi se sbaglio, Adesso anche li di più. Bello. contiamo. E quindi l'album è così, è un mini album, c'è la parte flap sulla sinistra e qui c'è la struttura interna. Perfetto. Molto Allora, bello. ricordiamo per chi si è messo in ascolto solo oggi, solo adesso, insomma, che non sa cosa stiamo facendo. Questo è il Gioca con Marta Attack, la nostra challenge in questo caso del mese di settembre. E
Ci sono dei punti, forse, questo forse già lo sapete, per chi replica il progetto, avete tutto il mese di settembre, praticamente, fino al 30, alle 23:59 per replicare il progetto. E tanto dico adesso i vincoli, così intanto tu magari ti organizzi, prepari il materiale. Allora, il vincolo è naturalmente la struttura, che è questa che vedete in questo momento. E poi, come sempre, diamo un vincolo opzionale per il punto bonus e questa volta abbiamo pensato ad un prodotto Smart Attack. Ad esempio il vellum, la carta fiore e colori nei vari formati, non so, un abbellimento con una carta martellata, una timbrata con i nostri timbri, e questo vi darà un punto bonus. Poi, come sempre, abbiamo anche il punto bonus aggiuntivo per la velocità, cioè per se il progetto viene realizzato entro le 48 ore, cioè quindi entro le 22:30 dell'8 di settembre. Poi magari li replichiamo, li scriverò anche nei commenti, i vincoli, così li avete sempre sott'occhio. E nulla, io adesso mi posso fare tranquillamente la parte, lascio la parola allora a Roxana e insomma a Cinzia, che è liberissima di intervenire quando vuole, insomma, con i suoi consigli e le sue osservazioni, sempre ben accette. Ok, allora, questo mini è molto mini, la sua misura 13 centimetri per 13 centimetri, se ricordo bene, sì, la memoria c'è ancora. E nella copertina ho messo la shaker che non è un vincolo, però potete farla. Io ho usato questa fustella della Copia Creativa, quindi io questa sera non la farò la shaker, però ve la farò vedere finita, che userò il vellum Art Attack invece dell'accettato perché dà quell'idea di vedo non vedo. Pier Giorgio prima parlava di quante foto può contenere questo mini, adesso lo riscoglio per chi è arrivato adesso. Ciao Gerarda, ciao Ilenia. Allora le foto io non le ho messe qua, ma si possono mettere anche qui, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette foto, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, nella tasca 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 30, cioè comunque più di 30 È un foto. mini molto sostanzioso, Sì, molto abbastanza. capace, bello. Ok, adesso andiamo a vedere il materiale utilizzato, che è molto, molto povero. Lo lascio qui, si vede così, Sì, ok? si vede benissimo, Roxy. Io nel Perfetto. frattempo ho messo anche il link, come vedete, nei commenti con il prodotto contenitore che contiene tutti i prodotti che Roxy ha utilizzato. Quindi vi lascio il link. Ok, allora per realizzarlo ho usato comunque pochi materiali. Il vegetale da 2 mm da Marta Tac, ottimo. Ho usato la carta effettolino da 2,50 che si presta molto bene per il rivestimento. Questa è la mia preferita. Sì, anche la Molto mia. bella. E poi ho usato la carta martellata linea Basic, quella A4, perché su certi tagli è proprio perfetta. Quindi la 200 grammi, non la 2, No, la 260. 200, sì, perché con la mattatura del pad più le foto, diciamo che acquisisce una consistenza perfetta. Poi ho usato il vellum che avevo non il vellum, l'acetato, L'acetato. che è un foie, sempre da Marta Tac l'avevo preso.
Sì, è quello di Al-Wasid, se non vado errato. Adesso sto vedendo qui da schermo. Rita Rita, Al-Wasid. giusto, Ok. sì, lui, Rita Rita, Sì. esatto. Che è ottimo. E poi ovviamente non può mancare il pad di carte, che è bellissimo. Adesso poi mi dovete aiutare per la copertina. Cosa? Cosa Faremo usare? un rapido sondaggio. Sì. Vogliamo un attimo il pad di carte. Questa è la copertina che io ho utilizzato alcuni pezzi per la mattatura del laterale, è molto. Hai recuperato tutto? Sì, in più si possono ritagliare questi pezzi Anche qua fuori, e sì. anche volendo questi, cioè tutto. E anche delle strisce le ho usate per le tasche interne perché mi piacevano. Questa è la pagina 01. Quindi potremmo usare o questa piccola per la copertina, perché comunque è un 13 per Bello. 15, questi colori stupendi. Un foglio un po' veloce, così non stiamo qua tutta la notte. Cioè, sono veramente belle. Io per la mia Infatti è difficile copertina, scegliere. ho usato questa parte qua, col giallo. La shaker trasparente si vede un effetto molto bello. Sì, Bianca, infatti. poi abbiamo questo. E il bello di questa collezione è anche il vellum. Io stasera userò questo. Ecco. Lascia il padre con la figlia, che sono in mani sicure. Guardate questo vellum della collezione, cosa fa? Si sovrappone perfettamente sulla la carta numero 5, che fa un bel effetto. Molto bello. Ci Allora. sono fiori disegnati da Laura Cassina, ricordiamolo Sì. sempre. E poi il pad invece, diciamo che è una rielaborazione di l'ha disegnato Marta, insomma, utilizzando quel soggetto dei fiori di campo che trovate anche come timbro. Però un saluto a Laura che qualche giorno fa ha fatto anche il compleanno, se non ricordo male. Sì, è vero, qualche giorno fa, sì. Ok, Adesso con le ferie di adesso. mezzo ho perso un po' la cognizione del tempo, però deve essere stato qualche giorno fa. Allora, io ho fatto i tagli, perché così per velocizzare. Però ho girato a Pierre delle misure, Sì, poi così. le pubblicheremo. Per chi vuole realizzarlo, almeno i tagli sono già fatti. Quindi il cartone vegetale abbiamo detto. Qui ci sta. Intanto saluto Claudia, Ciao Elena Claudia. e Vania. Ciao Claudia. Vania ci chiede cosa presentiamo. Ciao Roxana Vania. presenta un mini album che poi mini non è in realtà perché abbiamo visto che contiene una trentina, più di Infatti. 30 foto realizzata principalmente con i nostri prodotti, con la carta Marta Attack, fiori e colori e E varie non solo, anche e la non solo. martellata è lino. Vuoi aiutarmi? Che Ma che? succede? Guarda che vedi? Non so. Ok, ma che stai facendo tutto tu. Aiutami anche tu, sei andata via. Allora, partiamo subito con la rilegatura, che è molto semplice. No, Questo il ciottolotto non mi serve, prenditi il ciottolotto, che non è un ciottolotto, guardate come si chiama il ciottolotto. La fustella di moda scrap per fare la rosetta. E lei ha cambiato il ciottolotto, lo vuoi il ciottolotto? Va bene, vai a giocare. Dopo, ok. Allora, per fare la copertina io ho usato la. Sì, la colla mi serve questa. No, non puoi prendermela questa, Bianca.
Non possiamo litigare in diretta per una cosa. È tremenda. Bianca, la prossima volta ti mando una mini confezione di colla tutta per Hai sentito? Tutta per te. Quindi partiamo con ovviamente la spatola, finalmente arrivata. Quindi ho usato la cartalino. Come vedete, ci sono due pezzi. Perché? Perché ho cercato di ottimizzare il taglio della carta. Quindi qui misura esattamente 30 pollici, però il cartone è 13 più 13 fa 26 più 4 centimetri forse. più 4 Non mi faccio centimetri o 4 e guardare che io mezzo, non potrei parlare. quasi 4 e mezzo, perché l'ho Non mi faccio lasciato così com'era. guardare. Ti Dimmi. porto qui a me. Sì. E quindi praticamente, come vedete, qui arriva a filo. Allora ho messo un pezzettino perché è incollato a filo, poi con la matatura non si vede, così per ottimizzare la carta. Quindi andiamo a usare il kit rilegatura, Marta Kit. Oh, che bel colore ha scelto. Eh già, ovviamente non poteva essere. Questo perché molti, lo usiamo il kit questa sera perché molti ci chiedono sempre ma come si usa il kit, come si usano gli Il angoli, a cosa serve la kit L, eccetera. Quindi ne approfittiamo anche per far vedere, insomma, il funzionamento. questo adesso ti faccio vedere a cosa serve questa bella spatola rosa e ne comprerò uno anche per te, ok? Sempre rosa. Questa squadra qua, quadretta, serve qui per gli angoli, per dare la misura giusta della carta sia sopra che sotto e anche il laterale. Questo per non sprecare perché non serve tantissima carta da usare all'interno del. Quindi noi posizioniamo qui Come sull'angolo, si chiama andiamo. questo qua? Quello no, dopo. Prendilo, gioco un attimino e poi me lo ridai. Quindi andiamo di colla, ovviamente sto usando la attacolla. Andiamo a metterla su tutta la superficie. Quello non lo uso, sì, usa lo stesso. Quindi andiamo a mettere tutta la superficie, poi prendiamo la nostra spatola e cosa facciamo? Andiamo a stenderla così da averla quasi su tutta la superficie. Ok? Bravissima. Quindi adesso andiamo a incollarlo esattamente qui. Questo ci darà la misura giusta sia dell'angolo che dei lati sopra e sotto. Ok? E anche andare, diciamo, dritto. Andiamo a tenere schiacciato un pochettino. Bianca. Poco rumore ci serve, sì. E adesso questo qua ci serve proprio qui. Ok? Quindi Un andiamo a prendere. distanziatore, praticamente. Esatto. Mamma, fa ben Stai tranquilla, ok? Quindi. Infatti questo dà lo spazio giusto per la piegatura. Sì. Così non si rompe la carta. Quindi andiamo a mettere la colla, dammi la spatolina, guarda Bianca cosa si fa con la spatola. Perché si dipinge a palla? Non si dipinge ma si stende per bene, ok? Quindi noi adesso andiamo, teniamo questo bello sulla parte sinistra e quindi andiamo a mettere il dorsino. Forse non vi ho detto la misura del vegetale, è 13 centimetri per 13 centimetri, ok? Qui, quindi, o lo fissiamo con un washi tape per tenerlo fermo, o se no, quando incolliamo, questo o lo tirate su, o se no, si sfila, ok? Lo rimettiamo qui. E poi andiamo a posizionare
Vedete? Chiarissimo. Intanto Andiamo con gli saluto Simona. ultimi. Ciao Simona. Ciao Ciao Simone, Simona. ciao a tutte. Ciao a chi è arrivato adesso. Poi Roxy ci chiedeva Elena se puoi far rivedere velocemente la copertina, magari una volta che l'hai terminata, se puoi farla rivedere. Sì, finisco di incollare il Sì, no, vegetale. no, fai, Quindi... te lo dicevo così, Sì? come promemoria. Dove sono? Ma i ragazzi non ci sono, mamma, sono lì online. Ma perché non... Perché non è... Dai, fai tu. Però veloce perché se no la colla, brava, piatta, così. Ti insegno io, così. Tiri, tac, tac. Hai visto? Bello. Tienila in mano. Dai, ultima toccata, perfetto. Dai che si asciuga la colla. Ok, qui... Sì, aspetta perché qui attentamente... Aspetta. La colla ci permette... Aspetta, ho detto... Aspetta che... Aiuto! È tutta colpa tua questa. Perché tutta Perché ho messo la cartallina con la tramma. Ecco, tutta colpa tua, l'ho detto. L'ho detto io che è tutta colpa tua. Devi Ma no, ma non la colpevolizzare, poverina, dai. aiutarmi, invece mi fai sbagliare. Ok, ci siamo. Nel frattempo, grazie Patrizia per i complimenti per la carta. Ecco qua Ciao, l'albumino. ciao Roberta, ti saluta Roberta, Roxana. Ciao Roberta, ciao Robby, ciao Lorena, ciao Patrizia. Robby è una mia amica, Roberta, e io la chiamo Robby. Ok, e questo è il mini album, è davvero mini, misura 13 per 13, il dorsino da 4 e mezzo circa, non è una misura precisa il dorsino perché E se diciamo da un che... quadro? No, perché Se da un quadro? ho usato la lunghezza del vegetale Marta Tac. Ok, adesso ci portiamo avanti. Invece questo pezzettino qua cosa serve? Ha un incavo qui e serve per tagliare gli angoli per avere la distanza giusta per non averli scoperti. Io tante volte all'agricola taglio con le forbici. Invece Sì, stavolta va bene anche con le forbici. se uso un cutter. Sì, perché tenendo appoggiato qui, Sì. praticamente tu vai a filo con le forbici e tagli perfettamente. Invece ho recuperato un cutter che non lo trovavo più. Eccola, non lo trovavo più. Capita, Roxy, ti giro la domanda di Simona che chiede se sì. vanno bene anche le carte 6x6. In teoria sì, perché misura, però per il rivestimento ti serve una carta, diciamo una carta basic. Invece all'interno, siccome misura 13x13, sì, e quindi è perfetto il pad 15x15. Eh sì, perché Simone si è collegata più tardi, non ha visto l'intro, diciamo, in cui presentavi anche la carta effetto lino che è 30-30. Ok, niente, scusami l'intrusione, continua pure. Ecco, la carta effettolino io ho usato per fare il rivestimento dell'album. Ok, adesso partiamo. Biglietta. E quindi andiamo. Io parto dai lati corti, piego e vado. Qui la piega, cioè la giuntura è sulla parte dietro perché si vede meno e con la mattatura viene praticamente nascosta totalmente. Ok? Adesso andiamo a Perfetto. fare i lati. Il gelato con lo yogurt. Adesso quando torna il papà te lo offri. Ok? Aspettiamo il barista.
Sì, proprio adesso lei vuole il gelato. Allora, Ma guarda, non è l'unica, fidati. no, ma anche noi la sera ci facciamo il gelatino. Se avete, vi dico un segreto, non è scrap, ma è buono. Alessia Lunga vende un gelato Sì? allo yogurt di Merano. Se vi capita, prendetelo, è una bomba. Oddio, in Abruzzo non abbiamo l'S lunga, Mannaggia, non posso quindi spedirtelo. no, mannaggia, che il Corriere non fa servizio refrigerazione, perché altrimenti. Mannaggia, non è possibile. Allora, io uso il biadesivo adesso per andare più veloce. Però preferisco la colla, ve lo dico. Le forbicine. Roxy, per rispondere a Dilenia che ci chiedeva i vincoli, adesso guarda, li scrivo direttamente nei commenti così li ritrovate sempre facilmente. Ok, allora andiamo a tagliare. Io faccio prima i lati corti e poi vado sui lati lunghi. Allora andiamo a posizionare il biadesivo. Ok, aiuto, lavoro in piedi e col cavalletto. Ok. Quindi andiamo pi prima a chiudere. Vado sempre a schiacciare il biadesivo così tolgo le bolle. No, quando uso la colla ti chiamo, amore. Tranquilla. Sì, urlo proprio forte, forte. Fortissimissimo, sì. E qui vanno piegati gli angoli all'interno così vengono coperti. Vedete come vengono belli con Eh l'attrezzino? sì, infatti. Ma si sente. Cioè, proprio veramente. Mi sta che me ne compro un altro di kit per averlo da viaggio. Devi solo scegliere il colore. Ma poi penso che questo prima dell'inverno rifaremo di nuovo il kit personalizzato, quindi Wow, potete allora sì, scrivere quello grazie a che volete, tempo. insomma. Tu cosa hai scritto? Scusami, Roxy, perché non hai preso quello generico nostro, Marta Attack, non l'hai personalizzato. No, perché non, quando ci sono stati all'inizio l'ho perso. E quindi è quello, sì, è quello generico, però il colore mi piace. Il suo. Il colore è mio, eh? No, non so se avete capito. Infatti. Allora, intanto ho ripetuto i vincoli, che sono il vincolo obbligatorio, la struttura, accendo, scritto un po' legato, comunque penso si capisca. Vincolo obbligatorio, la struttura, quello opzionale per il punto bonus, un prodotto Marta Attack, che potete usare o un chipboard o una carta martellata o effetto lino per la struttura. O anche nella decorazione, la nostra carta fiori e colori, i timbri, o non so, anche i nastri, ad esempio, un prodotto Marta Attack in generale, il vellum anche. Purché si vede nella foto? Ah sì, poi vi chiediamo la cortesia, cioè la cortesia di fare di fare una foto, insomma, dove si evinca il prodotto utilizzato per il punto bonus. Ok, andiamo a Comunque, usare. parlando di personalizzazione, io vorrei dire che mentre Roxana lavora, io come assistente ho il grembiule da lavoro Ok, adesso personalizzato. devo Ah, è mettere vero. in carrello anch'io quella scritta lì, mannaggia. Non si Sì. vede, però. Sì, è il genio creativo. Sono dei termotrasferibili che abbiamo realizzato. Anzi, poi vi metto Allora, anche il link che abbiamo in vari colori. piccolo dettaglio, qui al centro non metto mai il biadesivo, lascio sempre lo spazio.
E Gerarda, la struttura no, puoi anche ingrandirla, diciamo la forma, ecco, come struttura intendiamo sempre la forma, non le dimensioni. Poi Sì, quelle, insomma, esatto. sta a voi. Il mio è il 13x13, quindi voi lo potete usare. È comunque un quadrato, ma si presta comunque anche su. Ecco, ho fatto le unghie. Se non riesco a spellicolare l'adesivo, devo parlare con. Ilenia, basta scegliere la scritta. Io Aspetta, adesso metto ho anche preso il. questa bianca glitterata, come vedi, bianca glitterata, non so se si sbirluccica. È bellissima. Prima che mi taglio un dito, mi sa che il cestino per non fare avanti e indietro mi conviene mettermelo vicino. Ok, quindi ricordatevi sempre di schiacciare. Vi faccio vedere più vicino, vedete qui, lo schiaccio proprio dentro. E anche qui, e poi andiamo. Io vado più o meno al centro e poi vado. Qui mi rimane questo pezzettino e quindi ecco qui. Qui mi è rimasto un filino. Perché ho sbagliato, c'era Bianca, non è tutta colpa sua, c'era Bianca vicino, incollato al contrario e quando l'ho riposizionato è rimasto un filino staccato. È un po', sì, l'ho messo al contrario, amore, ma non è tutta colpa tua. Ho incollato la carta come non dovevo incollarla, giustamente. Non si urla, amore, l'abbiamo già detto. Eccoci qua. Quindi andiamo sempre a schiacciare l'angolo qui, l'angolo là, centro, qui, ok. La pieghetta è molto utile perché veramente in un attimo ti toglie tutte le bolle. Qui schiacciamo per bene. Andiamo. Perfetto, ok? E quindi abbiamo un pezzo di struttura pronta. Adesso dobbiamo fare la mazzatura interna che io ho usato questa carta qua. Allora, qui l'ho usata sul viola, adesso posso girarla sul giallo, viene un po' coperta. Allora quindi andiamo a tagliare praticamente tutta la lunghezza del pad. Nel frattempo ho messo anche il link al fustellato genocreativo, eventualmente da applicare sui grembiuli, sulle maglie, sulle borse, visto che ce lo state chiedendo. Ilenia vuole sapere la misura del dorsino. Il dorsino, Ilenia non ha una misura precisa, però se vuoi te lo misuro. È praticamente il vegetale di Marta Pass che misura 30 pollici, Oh, 30 centimetri, 30 cioè centimetri, Roxy. 30 centimetri, quindi 12 pollici. Anzi, poco, esatto, 30 centimetri. Quindi avendo 30 centimetri io ho tagliato 13 e la rimanenza del 13 l'ho lasciata come dorsino senza toccare. Però se vuoi te lo misuro. Misura esattamente 4 centimetri e 3 quasi. Sì, perché in realtà il chipboard è di 30,5 per 30,5, abbiamo Esatto, e questo abbondato è da un pochino. 30. Sì. Però appunto per ottimizzare io ho tagliato 13 centimetri su una parte e quei 13 centimetri li ho studiato in modo da non tagliare più il dorsino, ma di lasciarlo sulla la sua larghezza. Qui andiamo.
Io misuro sempre comunque il giusto 13, perché misura 13, ma con la piega della carta, sia da un lato che dall'altro, guadagniamo sempre qualche millimetro. E a me piace la mattatura quasi al filo, quindi questo misura adesso 13 e 2, 13 e 3, quindi io vado a tagliarmi 13 centimetri. Eventualmente la rifilo, perché poi se la taglio che è più corta, non ho più, poi non ho più l'altro pezzo, quindi vado a tagliare 13 centimetri. Ok, come taglia bene questa. L'hai appena cambiata. No, la carta non la puoi toccare, vai tranquilla. La carta di mamma sai che non si tocca. La Bianca vi fa vedere questo. Fatto, via. No, Pensavo ci mostrasse lo yogurt dell'S Lunga. perché il papà è uscito, non so dove, ci ha lasciati da sole. È in cantina, meno male che è in cantina. E quindi a me piace la mattatura molto molto fine. E qui devo ancora rifilare, però meglio rifilare dopo che non che mancare. Quindi vado a rifilare un altro pezzetto. Quindi facciamo 13 e 2. Non è 13. Aspettate che. Ok. La taglierina non taglia più, come vedete. Allora, il giallo abbiamo detto che lo usiamo da questa parte, qui la parte retro. Ok, ci siamo. Perfetto. Così mi piace. Allora, andiamo a incollare. Aiuto. Sto prendendo il tappo, quindi è così. Allora, qui, come ben vedete, mi avanza un pezzettino, ma non fa niente perché da qui, da questa parte qua, la parte è visibile. Invece qui viene coperto dall'album. E quindi per ottimizzare, lascio qui lo spazio dove non si vede perché verrà coperto. Se non vi piace, accorciate il dorsino, però questo qua misura 3 centimetri e quindi quasi 4 e mezzo il dorsino dell'album si può anche fare. Io l'ho fatto così, poi ci sono tantissimi modi di farlo. Ok, perfetto. Andiamo a incollare. Io vado a mettere la colla qui perché se no bisogna andare con il biadesivo. Perché la colla o il biadesivo non deve comunque andare nella piega, perché poi se non incolla dappertutto per bene fa le bolle e a me non piace. Allora andiamo con questo metodo, almeno io. Ok. Andiamo a dargli una pennellata, così la stendiamo per bene perché la colla ce lo permette. Ok, quindi questa spatola è davvero ottima perché vai a mettere poca colla, ma la resa è tanta. Ok. Infatti, poi non fa i grumi, non fa queste cose qua. Ok, mettiamo il giallo di qui, quindi
Dunque io la spazzola non l'ho messa nel prodotto contenitore perché al momento, la spatola scusate, non la spazzola, la spatolina non l'ho messa nel prodotto contenitore perché al momento è finita anche da Aluasid. La stanno rifornendo, quindi appena tornerà disponibile la troverete sul gruppo. Ok, sì, è ottima, è da prendere anche tutti i colori perché... Infatti è andata a ruba, ti dico la verità. Infatti io non l'ho fatto in tempo. E non ricordo chi mi aveva anche chiesto se poteva essere utilizzabile anche per gli alimenti. Mi hanno chiesto anche una cosa di questo tipo. Ma... Non so se è l'olio. Qui mi è uscito un po' di colla, però fa niente perché si può coprire. Adesso lo lascio un attimo riposare perché la colla si deve asciugare per bene. E andiamo a fare il meccanismo clip clap e poi torniamo sulla copertina. Ok? Ecco, sei arrivata? Dove sei stata? Ma si può? Bianca, ma devi fare le pulizie adesso, serali? Ma non vai a guardarti quei cartoni? Sì, tranquilla. Ok, brava. Non è Natale. Allora, andiamo a prendere per fare il meccanismo. Ci servono pochi pezzi. Sì, ci siamo. Ok. Per fare il meccanismo dobbiamo tagliare seguente misure. Io ho qua i miei appunti. Dobbiamo il meccanismo flap, una striscia che in teoria sono in pollici, però ho anche le misure in centimetri. 3 pollici per tutta la lunghezza della 4, quindi questa è la lunghezza della 4 e ho tagliato sul lato corto 3 pollici o se no 3,8 centimetri. Poi non serve tutta lunga così perché poi prendiamo la misura. Poi serve una striscia di... no, scusate, ho sbagliato. Non è 3,8 centimetri, ma è 7,6. Quindi 3 pollici che sarebbero 7,6 centimetri. Scusate. Poi abbiamo una striscia da un pollice e mezzo, sempre per la lunghezza della 4, che sono 3,8 per la lunghezza. E poi abbiamo bisogno di 3 tesserine che sono 4 pollici per 4 pollici quadrate. E anche questi sono ricavati dalla 4. Quindi, che sono in centimetri, sono 10,1 per 10,1. Ok? Quindi se avete bisogno, prendiamo la striscia, quella da 7,6 centimetri, e sul lato lungo andiamo a cordonare a 4 pollici o a 10 centimetri e 1. E andiamo a fare la prima cordonatura. Ah, ok, funziona. E qui ci spostiamo, io mi sposto di quarto in quarto di pollici, però basta anche mezzo centimetro. E andiamo a fare 4, 1, 2, 3. Aperta così. 4 e mezza. Perché a volte mi trovo meglio in pollici, a volte in centimetri. Ok, aspettate. Quindi 1, 2, 3, 4. Dobbiamo fare 4 cordonature. Partendo da 4 pollici, 4 un quarto, 4 e mezza e 4 tre quarti. Se no lo fate da 10 centimetri o ogni mezzo centimetro. 4 cordonature, ok? In gelato quello io. Dillo, ti devi parlare. In gelato quello io forse è tutto bianco. Ok, va bene. Quindi andiamo a piegare. A piegare? Sì, la nostra striscia. Io
Sì, il gelato con la forchetta è perfetto. È una nuova idea. Che soggetta, guarda, che soggetta. Ma è una creativa anche come mangia. Ma secondo te nella mia scrapruma la forchetta? Ma sei forte, finta. Ah, finta, ok. Hai la fustella della forchetta, ma non la forchetta. Non ce l'ho, secondo me vi conviene farla. Quindi ci troviamo con 4 pollici qui, perché die ho 10 centimetri e 1, perché questa tesserina 10.1 per 10.1 va incollata qui, che misura 4 pollici. Ok? E queste pieghe servono per incollare poi gli altri pezzi. Adesso però andiamo avanti in questo modo. Quindi abbiamo la striscia che ho detto che era quella del pezzo della 4, che misura 7,6 di larghezza. Andiamo a cordonare la prima a 4 pollici o 10.1. E poi andiamo a fare altre 3 pieghe a mezzo centimetro una dall'altra. Mettiamo la striscia qui, prendiamo questa striscia più stretta e andiamo a incollarla qui, più o meno al centro. Stasera andiamo di più o meno, eh? Ok, prendiamo la colla. Quindi andiamo a mettere un filo di colla qui. Hai già sentito dire colla, mamma? Questo è importante. Sì, ma il gelato qui io non lo voglio. Ah, ok. E quindi stiamo un po' più o meno. Ecco, un'altra cosa che vi consiglio. Se volete avere il tappetino giusto, Pier ha in negozio questi tappetini di Alloa Seed che sono ottimi, sono autorigeneranti e anche vi guida di mettere le cose, vedete, dritte. Adesso andiamo a mettere colla su questo quadratino qui centrale. Non al di sopra della piega, ma al di sotto. Ok? Andiamo a incollare. Ok. La nostra prima tesserina. E andiamo a centrarla qui. Un filino al di sotto della piega. Questa è la martellata da 200 Sì. grammi. Esatto, quindi andiamo a incollare il primo pezzo, la prima tesserina che è del nostro meccanismo flap. Fatta la prima tesserina è molto facile perché con la seconda ci guidiamo per metterla dritta. Andiamo a mettere un filino di colla nella seconda piega e quindi vado a sovrapporre la mia tesserina. Stando poco prima della piega, ma allineandola con quella già messa prima. Ok? Volendo, vi potete aiutare anche così, piegandola e per andare a filo. Ok. Quindi ci sono due metodi. Quindi, per non sbagliare, la colla vi permette, non si asciuga subito e quindi ti dà la possibilità di muovere il cartoncino. Intanto nei commenti, Roxy, ho messo anche il link al tappetino da taglio Alua Seed. Guarda, io l'ho provato ed è ottimo perché è autorigenerante, tu usi il cutter e lui non viene segnato. In più a queste guide che sono ottimi quando dobbiamo incollare dritto, perché a volte il righello a T non ce l'abbiamo a portata di mano, quindi ti guida a incollare tutto dritto.
Poi guarda, sai cosa ho notato anche? Che ha un colore così tenue che non stanca gli occhi. Cioè, Te chiaramente lo so noi, per dire anch'io. Esatto, vero? esatto. No? Sì. Aspetta L'ho che notato ti... anch'io. Poi Ok. non è quel classico verde scolastico, dai, passatemi il Sì, termine. Sembra un po' una esatto. lavagna. Ok, Ed è l'ideale quindi. anche da usare come sfondo per le foto. Quindi andiamo a incollare. Io non so che ore sono, eh. Le 21. 21:51 in questo momento. Vabbè, dai. Ci siamo. Quindi abbiamo incollato l'ultima tesserina. Potrei usare anche la pinghetta, visto che ce l'ho. Ok. Io vado sempre a controllare comunque anche così. Diamo il tempo alla colla di attaccare bene. Ho fatto il gelato. Vuoi far vedere il gelato? Eccolo qua. Faccio assaggiare. Il gelato in diretta. Ok, adesso vai sulla tua poltroncina a mangiare il pancetta, sì? Ok, e poi ritorni. E Grazie, quindi Bianca. praticamente il meccanismo è finito. Adesso non è che gira perché va incollata dall'altra parte, però nel frattempo vado a ripassare le pieghe. Ok. Vedete che il pezzo che ci avanza piegato è grande, però è grande giusto. Perché? Perché noi quando andiamo a incollarlo qui, io l'ho messo a filo, però se tu lo metti più giù, più su com'è, in base a quello devi tagliare il pezzo. Ok? Bello. Quindi adesso ho ripreso la mia copertina, vado a... Dove la piega? Qui. Quindi vado a marcare la mia piega, piano piano, con attenzione. Ok. Perché, come ben sappiamo tutti, la colla ha i suoi tempi per essere... Guardate, la carta effettolino. Come tiene la piega? Ottimo. Ma guarda, Roxy, era stata una delle caratteristiche che ci ha convinto, insomma, di questa carta. Fatto Infatti lo che, usavo. guarda, Io l'ho esteticamente fatto. al tatto, esteticamente sembra lino effettivamente con la trama, ma anche al Sì. tatto e poi anche a livello di fibra, è una fibra abbastanza lunga in maniera tale che nel momento in cui va piegata non si spezza. Infatti, Fantastico. io ho fatto la prova con l'album, anche quello del mare, e quindi mi è piaciuta molto. Guardate, dorsino perfetto, la piega perfetta, gli angoli perfetti. Ok. Beh, diciamo che oltre al merito della carta, ma anche sei brava tu, insomma, dai, adesso Poi, non diamo tutto il infatti. merito alla carta, dai. Sì, ma la carta aiuta comunque. Il materiale, io dico sempre, il materiale di qualità vuol dire, perché è quello che dà garanzia al prodotto, quindi diciamo anche le cose giuste. Ok. Quindi qui ci siamo. Adesso facciamo questo flap, poi andiamo a rifinire la copertina e poi facciamo il pezzo che è molto più veloce. Misuriamo sempre, io misuro sempre perché quindi sono 13 alla piega. Questo qua viene incollato al centro. Qui, a me è piaciuto metterlo qui a filo, però volendo voi potete centrarlo e vi rimane un pezzo qui, un pezzo in basso, ma a me piace centrarlo. Allora, cosa ho fatto?
praticamente lo posiziono così, mi prendo il righello e mi faccio la piega così alla buona, ok? Però poi la piega va fatta al contrario, però intanto le ho dato la forma. Ok? Volendo potete fare anche la mattatura qui su questa striscia, eh. Io l'ho lasciato così perché così per fare il distacco, anche qui ho lasciato il distacco con il bianco della carta e il bianco della carta base. Ok, e qui andiamo a fare la stessa cosa. Io qui l'ho incollata a filo. Quindi posiziono a filo qui a sinistra, filo in alto, prendo il mio righello, mi posiziono prima della piega, quindi facciamo la prova volendo, perché lì c'è la piega, quindi non bisogna andare, mi prendo la misura, ok? Piego, perché questa carta è anche ottima perché le pieghe li tiene. Ok, adesso la taglierina adesso mi metto qui. Quindi vado a rinforzare la piega e quindi adesso io vado a incollare il meccanismo. Siccome non è incollato del tutto, però funziona, è il meccanismo classico del flap, non ho inventato nulla, sia chiaro. E adesso lo posiziono in alto qui a filo, poi vado sotto e mi prendo la misura, che potrebbe essere esattamente 13. Facciamo così. Quindi abbiamo detto che misura 13, quindi io vado. Ma tu vai vedere tutta la nostra casa. Meglio che facciamo una live. Ecco, guardate la bottiglietta di Bianca che è un Ma è bicchiere. troppo carina. Ha ragione che ce le deve far vedere, sono tutte cose carine. Certo, quindi io cosa faccio? Vado a mettermi al 13 qui, anzi 12 e 9, tiro sul flap, attenzione che questi sono metodi un po' artigianali, ok? Però a me piacciono perché così, ok, e tagliamo, una volta che è tagliato, non si torna più. E sporge un pochettino. Qui volendo si può fare un forellino con la Big Bite, che magari lo facciamo. Però prima di incollare questo pezzo qua che va al di sotto, andiamo a mettergli una matatura perché si vede. Vi faccio vedere, qui sono le foto che sono ancora da aggiungere. Vedete, io vado qui che lo posso tirare tranquillamente, però se li metto li faccio un forellino anche con la pinza, li metti un cordoncino in tinta e quindi tu tiri più facilmente il flap. Ok, andiamo a scegliere un pezzo di carta per la mappatura. Io sceglierei questo. Quindi vado a misurarmi il pezzo che era 3 pollici, però se li lascio un po' di matatura possiamo fare, possiamo fare 2 pollici, 3 quarti, a me mi piace fine, e quindi vado a misurarmi questo pezzo qua, però non serve a metterlo tanto, perché non esce poi tantissimo, quindi possiamo andare a mattare solo un pezzo per risparmiare la carta, quindi possiamo mettere in 6 centimetri. Bisogna giocare anche su quei dettagli lì, perché così poi si può utilizzare da un'altra parte. Quindi andiamo a fare 6 centimetri e abbiamo detto che sono 3 pollici, però in centimetri andiamo a fare 7 e 4, 7 e 3, ok? Quindi 7 e 3 per 6 pollici. Perfetto.
che fa? Ho tagliato, non ho tagliato fino a 6. Ho lasciato 7. Patrizia chiede di questo meccanismo se è possibile avere le misure in centimetri, però le sta dando comunque in centimetri in pollici. Qui mi ha tagliato. Poi sì, Patrizia, poi le scriveremo qui nei commenti o comunque insomma il video rimarrà sempre disponibile sia nel però, gruppo che nella pagina, quindi dovresti eventualmente. averli Pierre in PDF. E allora aspetta che lo pubblico in diretta. Scusami la domanda, l'hai mandato su WhatsApp, Roxy? No, no, mail. Ah, via mail. Ok, allora la prendo subito e la pubblico. Scusami, ma mi era sfuggita. Qui ho rifinito un po'. Ti posso fare un altro disegno? Sì, prendi e fai un altro disegno, dai. Quindi andiamo a mettere questo pezzettino che così quando tiriamo non si vede il bianco. Ok? Andiamo a incollare. Sì, le misure di tutti i tagli, sia della copertina che adesso Pier vi metterà il PDF di tutti i tagli dell'album. A me la matatura piace molto, molto fine. Anche a me. Giusto 2 mm. Sì, colora pure quello lì. Vuoi far vedere cosa vuoi colorare te? Che i ragazzi sono molto curiosi. Dopo, vedete? Così questo pezzo, quando viene tirato fuori, per quello che vi dicevo che non serve tanto perché non esce tantissimo. Ok, Infatti. adesso andiamo a incollare un pezzetto, il nostro flap sull'album. Quindi abbiamo detto filo a sinistra e filo in alto. Andiamo a mettere, a incollare. Quindi andiamo a mettere la colla solo nella parte dove incolla questo pezzo qui. Quindi qui, non so se mi vedete, se sono, anche se esce un pochettino, però non deve sbordare. Perché Sì, poi. Roxy, si vede bene, si vede bene. Ok. Poi vado a mettere colla solo sulla striscia, mi raccomando, se no poi andate a incollare le tesserine, il meccanismo non gira. Quindi vado a incollarlo esattamente come avevo detto in alto e a filo della matatura. Ok? Qui ho lasciato apposta un po' di spazio di più perché la piega quindi non deve andare a cozzare. Perché ogni millimetro è importante. Quindi vado a schiacciare, tiro il flap e vado a schiacciare bene all'interno. E poi ovviamente voi potete mattare sia qui che qui. Io qui ho messo la foto e qui ho fatto la mattatura perché magari faccio qualche journaling. Ok? Quindi se io vado, avevo una pinta, questa qua, quindi potete usare la pinza normale. O se no la Big Bite, il forellino piccolo, però questo forellino più grande vado a prendere la pinza proprio quello che fai fuori e quindi vado così a occhio a fare un foro più o meno centrale all'incirca. Ok, vedete? Poi lì andrò a mettere un twine, un cordoncino, si può mettere anche un pezzettino di nastro Marta Tac,
perché fa anche bello che rimane poi a vista. Mi Non serve intenta. tanto, sì. Adesso spero di aver fatto il forellino più o meno giusto. Allora, ho tagliato il nastro un po' corto, però questo lo riscopriremo in un altro modo. Forse era meglio mettere il nastro e poi tagliare dopo. Ok, ce la facciamo? Non ce la faremo stasera? Certo. Eccomi. Quindi vado a fare solo un nodino perché comunque faremo un tiro abbastanza. Quindi andiamo a fare cose semplici ma non a complicarci la vita. Giusto per avere. Tac. E quindi anche se lo chiudiamo, se l'albumino rimane così, o anche se lo mettiamo comunque così in piedi, non lo disturba questo nastro. Ok, allora. Roxana, c'è Ciao. Giusy che ti saluta, che è arrivata adesso e chiede di Bianca, ma Bianca è molto impegnata tra gelati e varie. Bianca sta colorando, poi ti fa vedere. Sta colorando con i miei pennarelli Copic, ok? Vi ho detto un segreto, non dice nessuno. Pierre, dovrei fare un altro ordine. Ok. Continuiamo la nostra avventura. Qui io adesso non metto la matatura, però mi piace. Non so se ce l'ha ancora disponibile questo Panci Pierre nel negozio, ma fa questi disegni qua. A me piace tanto. Roxy, guarda, credo ci sia. Adesso se È lo metto molto nel. bello, guarda. Allora faccio così e qui per farlo uguale giro. E qui mi esce. Ovviamente potete fare questa cosa. Guardate. Che Che effetto bello. bello dà. Per avere È lo un stesso bell'effetto. effetto sulla matatura, basta fare la matatura e poi quando andate a panciare, praticamente in mezzo centimetro più o meno, 4 mm è più corto rispetto alla base, quindi questo è 4, abbiamo detto 10,1, quindi lasciamo 4 mm. E facciamo la matatura e viene perfetto. Qui io ho fatto lo stondati, però mi piace di più questo perché dà un effetto particolare. Quindi io pancio sempre al contrario perché io devo vedere la carta nell'angolo. Quindi faccio così, giro dall'altra parte e vado a panciare. Ok? E Perfetto. poi vado a mettere la matatura dopo usando mezzo centimetro circa o 4 mm in meno come matatura e quindi vado a fare poi la panciata sulla matatura perché così va a riprendere tutto il bordo. E questa parte praticamente è finita. Ok? La matatura poi ognuno la mette a piacere. Andiamo subito a fare la copertina perché andiamo a vedere l'accettato sul dorsino. La copertina, abbiamo detto che mi dovete aiutare quale usare. Si parlava di due carte in particolare, questa. Oh, c'era un'altra, l'ho persa. Dov'è? Chi mi ha rubato la carta? Tu no. C'era una carta, dov'è Bianca la carta? Non la trovo. Ah, eccolo che no, è vero, non l'ha rubata Bianca, eh? Non sei stata tu, no? Ok, perché io mi perdo tra le carte. Infatti, vabbè, capita, amore, dai.
Cosa fai con i coppi? Stanno volando? Quindi, cosa metto sulla copertina? Qui ho messo il pezzo sul giallo, però cambierei. O metto il viola, questo angolo qui, così. O Molto bello. se no, andiamo a mettere questo angolo qua, che i fiori ci stanno perfetti. Tutti e due belli. Non sei stata tu, in diretta, testimoni, mi ha rotto un pianerello. No, ma Sono non è stata contenta lei, io che non l'ho vista. Non l'ho vista rompere il pennarello, quindi secondo me non è stata lei. Ah. vieni qua a parlare con i tuoi amici, se sei stata tu o no. Dammi il tappino. Guarda, io farei decidere anche a Bianca la copertina. È La copertina, caduto insomma, qui. la fantasia. Dai, Quindi usiamo questo? facciamo decidere a Bianca, magari. Bianca, vieni qua che ho bisogno di te. Perché devi prendere una decisione importante. Guarda, per la copertina, vieni qua vicino a mamma. Per la copertina, quale usiamo? Questo angolino qua? Questo angolino qui? Così? Ti piace? O questo viola? Questo qui viola? Ok. Andiamo per la scelta di Bianca o voi avete un'altra idea? Ok, Sì, brava Bianca. Sì, va bene. dai, color Anche Roberta ha yogurt, scelto dai. viola. Color yogurt. Ok, quindi adesso andiamo a riprendere un po' la misura perché andiamo a vedere. E 13 perché poi lasciamo un po' di bordo bianco, sì, anche 12 e 9. Quindi andiamo a fare 12,9 per 12,9. Quindi teniamo l'angolo 12,9 per 12,9. Facciamo 13, dai, poi facciamo il 9 dall'altra parte, okay, che è più preciso. Quindi andiamo a fare 12,9. Sì, qui. Ok. Hai sbagliato il tuo disegno. Dai. Però non fa niente, va bene. E quindi la mia copertina è questa. La matatura Molto sì, mi bello. piace a me. Che ne dite? Bellissimo. Ok, però adesso Molto, un molto attimo. carina, molto, molto carina. Dobbiamo mettere anche nella parte retro, io ho messo questa. Mettiamo questa, o questa qua che riprende il viola e il rosa sotto, guardate, che dà tipo continuità, che dite? Sì, molto bello così. Cioè praticamente andrebbe come? No, non è possibile. Devo per forza fare così perché. Ok, allora facciamo così. No, però è coerente così, eh? Dà proprio continuità. Sì, però non riesco a usare questo Ah, pezzo ok, hai di. quell'angolino un po' Esatto, quindi andiamo. insidioso. Sì, quindi andiamo a 13. Quindi 13 e 9. Ok, non serve più e quindi andiamo a tagliare 13, 12 e 9 di qua. E per la cronaca non si butta niente, questo viene poi utilizzato. Ok, quindi abbiamo detto che per dare continuità andremo così, perché il rosa rimane tutto sotto. E il viola rimane sopra. Ok? Adesso andiamo a prendere un pezzo di acetato che non so, ce l'hai ancora disponibile questo qua, Pier. No, guarda, questo, come tutte le cose di Aluacid, è andato a ruba. È Lo finito, beh, insomma, sapevo. è finito già un po' di tempo fa. Adesso col nuovo ordine lo riprenderemo sicuramente perché
con il Natale. Sì, decisamente. Fa molto neve. Per i fiocchi di neve. Esatto, però questo qua va con tutto e il bello è quello. Sì. Quindi andiamo a tagliare il pezzo di vellum che misura, dove l'ho scritto io questo punto, misura comunque quanto la copertina, 13 o 12 e 9 per, no, 13 per 9 centimetri. Questo perché qui la bombatura poi è a vostro piacimento, se lo volete di più bombato o meno bombato. Ok? Questo lo potete decidere voi, non sta a vostra scelta. Io l'ho fatto 9 centimetri, quindi andiamo su 9. Perché? Perché sui lati ho messo il biadesivo, perché è quello che tiene di più rispetto alla cola, l'acetato. E qui andiamo a tagliare di qui, quindi andiamo a 12, facciamo un 13 e 9, dai, perché così non si vede, quindi vado giù a tagliarmi. Ok, ho tagliato, non proprio. Aiuto, vieni in soccorso, quindi qui e qui non ho tagliato fino in fondo, perché essendoci trasparente col telefono davanti non è sempre semplice. Guardate. Guardate, arriva l'artista, guardate. Ecco qua. Bellissimo. E lì cosa hai fatto? Cos'è questo? Un pesce? Allora, un Un pesce, pesce. una casa, Ah, poi qua. questo è un pesce disegnato a mano libera. Hanno Bravissima. Poi mamma, detto brava. qua devi fare tutto Sì. con le. Ok, bene. Brava Qua Bianca, brava. non fa fare nella cameretta. L'acetato ha comunque un verso, state attente. Soprattutto questo qua è stampato perché qui il colore non si vede, invece qui vedete proprio il bianco. Sì, aspettate che qua mi risulta storto. Mi convince, no, è giusto. Sì. Che cosa devo dare? L'acetato? No, 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 l'acetato non si usa. Allora, per l'acetato usiamo il biadesivo trasparente, quello che ha Pier in negozio che è ottimo, che si strappa anche con le mani. Quindi andiamo a metterlo, sì, andiamo a metterlo nella parte non con la stampa, quindi dove c'è il rilievo della stampa, ma andiamo dall'altra parte perché lui viene incollato prima della copertina della matatura, così. Ok, quindi dobbiamo metterlo all'interno. Ok? Quindi state attenti a non metterlo al contrario. Quindi andiamo a metterlo su un lato. Strappare qui. E poi andiamo a metterlo dall'altro lato. Ok. Allora, io qui ho messo un eyelet, lo metto anche su questo. Lo facciamo veloce, l'avevo preparato. Spero di non fare bianca, però per favore. Sono i miei copic quelli là. Non so se ti rendi conto. Ah, lo sai, meno male. Quindi io ho anche questo attrezzo perché non può mancare. Andiamo a fare il foro. Io uso un eyelet grande, quindi vado a usare il foro quello grande perché c'è quello piccolo, c'è quello grande.
il forro qui, vado a farlo così a occhio. Non è vero. Questa è la parte della copertina. Quindi vado a posizionarlo così e quindi prendo un punto di riferimento, questo foro qui. Quindi mi tengo a memoria questo forellino, vado a posizionarlo lì. Poi anche se è un po' più spostato, ok? Dai, più o meno centrale, vero? Va bene, In va quel bene. e vado a spostare perché da Pier trovate queste catenelle richiudibili, sono molto belle, guardate, cioè veramente fa. Poi vabbè, avevo preso anche l'altra volta i charm e questi qua, ho usato le fustelle di Alloastide, che per farle tipo più spesse ho fustellato la carta martellata da 2,60 e poi ho fatto la fustellata del pezzo sulla patterned. Quindi andiamo a mettere l'highlight qui. Comunque non ho mai capito se la parte se la parte questa qua va al di sopra o va al di sotto. Dovrebbe Io lo andare faccio così. così, c'è il pezzettino che sporge in alto. Sarei sempre fatto così, non lo so. Io di Così. solito Sì. faccio. No. Roxy, io non mi spiace, ma non posso esserti d'aiuto, Cioè, ti io lo dico la metto verità. così, Queste qua larghe non alzo le ho le mai mani. usate. A me piacciono, però io li metto come a caso. Però mi vengono bene, dai, lo provo così, uscirà qualcosa, no? Proviamo, tanto al limite, beh, l'ho messo con la parte, Perfetto. diciamo, a vista al di sotto, quindi qui, così. Beh, Perfetto. è venuto bene comunque, non ditelo a nessuno. E perché mi piacerebbe mettere gli charm, quindi qui la catenella ci sta, perfetto. Questo è un highlight di quello grande, mi sa, eh. E guardate la bellezza di queste catenelle che si chiudono e si aprono. Guardate. Apri. Chiudi. E quindi lui gira come vuole, si possono mettere charm, io ho messo anche del nastrino e comunque volevo aggiungere qualcos'altro qui perché è troppo poco. Ok, allora andiamo sulla nostra copertina, così mezzanotte non ci prende. Andiamo sempre a verificare la misura dell'acetato, ok? Perché prima va incollato l'acetato e poi andiamo a incollare la matatura sopra, per quello che io ho usato il biadesivo, quindi vedete, è perfetto. Andiamo a incollare non proprio a filo con la piega, ma rimaniamo un po' più scostati, ok? Quindi vedete il biadesivo bianco, lo devo ancora spellicolare, però rimango un po' più indietro, ok? Rispetto alla piega. Perché quando vado poi con la mattatura mi copre la parte, ok? Ciao Claudia, andiamo a incollare. Attenzione a non incollare se mettete l'highlight, a non incollarlo sotto, eh? Quindi guardate sempre, perché a me è capitato, guardate sempre il senso dell'album. Quindi andiamo a incollare prima una parte, quindi andiamo a spellicolare il biadesivo. Io lo tengo un po' piegato perché così ho la guida. Vado a fissarlo da una parte e poi vado dritta, spedita dall'altra parte. Ok? Poi qui andiamo a incollare e
e quindi il biadesivo praticamente non si vede, anche se traspare un pochettino, è trasparente. Invece se metti la colla si sborda sull'acetato che scivola. E quindi andiamo, solo che a questo punto qui dietro non metto niente, perché qui avevo messo avevo un alfabeto FOAM, e ho messo questa scritta noi. Molto carina, anche perché rimane un po' a rilievo. Sì, ma al limite, cioè posso, siccome c'è lo spazio, lo si può con una Sì, incollare pinzetta anche oppure dopo. qualsiasi cosa. Quindi volendo noi scrapper ci ingegniamo per qualsiasi cosa lo vogliamo. Quindi andiamo a incollare questo pezzo qui. E io preferisco tenerlo così. Roxy, scusa se ti interrompo, io nel frattempo mi sono un attimo isolato, che sono andato a cucinare, stavo cucinando a Marta che Buona cucina. è appena rientrata e stavo leggendo infatti i commenti. Paola Ginesti ci chiedeva se riusciamo a leggere i commenti, perché forse ci ha No, perché fatto qualche domanda. voleva sapere se la pieghetta è in teflon. Franca ha scritto è il campione di che cosa, Franca? Qui mi è uscito un filino più, quindi o vado col cutter, ma è impossibile, vado a rifilarlo così, però non riesco e andrò un po' così a mano libera, perché è per quello che vi dico sempre, Ah, misurate. well, Franca forse vuole vedere l'album, il Ah sì, adesso campione lo faccio dell'album. vedere. Fatemi finire l'acetato che mi fate E Franca, finire. poi come sempre, insomma, il video rimarrà disponibile sia nel gruppo che nella pagina e anche Sì, ma sul canale YouTube. adesso lo Quindi. faccio vedere perché la copertina praticamente. Hai finito? Brava Bianca. Pier Giorgio, comunque la pieghetta di che cos'è? Di Teflon? Allora, guarda, fammi vedere un attimo nella descrizione, perché tra parentesi poi la pieghetta è abbastanza introvabile, quella che abbiamo sempre venduto, insomma, a Bianca, 90 stai centesimi. suonando una cosa, un attimo E, che mi mi sembra dica. sia in Teflon, effettivamente, perché è una plastica molto particolare, però fammi vedere un attimo sulla scheda prodotto se c'è. Ripeto, comunque è andata esaurita, anche dal fornitore. Sì, adesso poi lo facciamo vedere. Fammi incollare qui che è un po' difficile questo acetato. Ecco qua. Allora, intanto, dunque no, la pieghetta non è in Ok. teflon, è una plastica molto dura, molto, molto liscia, molto scorrevole, però non è in teflon. Pronto. Perfetto. Ok. Adesso per andare veloce. Io uso sempre il biadesivo che non mi ricordo questo che misura ha, ma mi trovo molto bene. Penso che sia da 1 cm o 0,9 Da 9. un centimetro. 09. 0,9, allora boh. Quindi vado di biadesivo perché è molto più veloce, più Roxy nel accogliente. frattempo è tornata a casa la boss, come vi dicevo. Ciao. Ciao Ciao Marta, Marta, bentornata. Ciao ho finito Maria, la copertina, ciao Roxana. faccio. Ciao. Ben trovate, ben ritrovati tutti, anzi. Ricominciamo con le nostre dirette. Allora, io vi lascio lavorare, intanto vado a cenare. Stanno arrivando tutti i saluti, Marta. Non ho capito, Cinzia. Stanno arrivando tutti i saluti. Ah, grazie, grazie. Un saluto a tutti. Vi aspetto belli carichi per questa ripartenza dopo l'estate, mi raccomando. Ok. Buon Vai Marta, proseguimento vai. allora. Buona cena. Grazie. Ciao, Ah, ecco ciao, un altro bel capolavoro. ciao. Adesso, io mentre spellicolo, lei vi dice guardate. Sì, adesso Ciao guardo. Bianca. Bellissimo. Guarda, uno più bello dell'altro. No, troppo lì. Qui, guarda che si vede lì.
Sì, così si vede bene. Saluta tutti. Bellissimo. Ciao. Sì, ciao ragazzi. Ok, fammi incollare. Pier Giorgio? Oddio, cosa è successo? Sparita Penso sia caduta Roxana. la linea a Roxy. Penso sia caduta Ah. la linea. Allora, vediamo un attimo se si ricollega al volo. Abbiamo notato che ultimamente i cellulari tendono parecchio a riscaldarsi quando si supera Eh sì, l'ora. infatti. Cioè Allora, vediamo il un attimo mio se si non. ricollega subito Roxy, altrimenti magari non so, possiamo tranquillamente magari fare una piccola diretta tra domani o dopodomani e recuperare insomma quei minuti che mancano, perché era addirittura d'arrivo. Sì, infatti. Vediamogli Purtroppo è un successo anche a attimo me di nell'ultima tempo. diretta. Sì, è vero, neanche a fare apposta, è successo anche a te. Vediamo un po' cosa ci dice Roxy e aspettiamo giusto qualche minuto. Comunque il progetto è molto bello. Sì, infatti, guarda, ma poi È piccolo, però contiene tutto, anche sì, tante infatti, foto. come è riuscita a mettere tutte quelle foto lì dentro? Veramente, raramente l'ho vista, guarda. Infatti. Sinceramente, poi. Roxy poi la butta lì, no? Non, fa sempre la modesta, un mini Sì, album, due foto. Poi c'era infatti. dentro un album di nozze, potevi metterci dentro. C'è di tutto, infatti, piccolo ma virtuoso, contiene tutto. Come nel mini piccolo c'è nel vino buono, com'era? La botte piccola. Eh sì, infatti. Allora, credo, no, non vedo messaggi da parte di Roxy, credo che sia proprio deceduto il cellulare a questo punto. Vabbè, faremo come è successo a me, doppia, Magari doppia video. facciamo un. Sì, dai, possiamo fare una piccola cosa integrativa, magari nei prossimi. Probabilmente domani, insomma, vediamo adesso un attimo. Proxy cosa ci dice? No, 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 credo non si è Ah, non ricollegata, riesce quindi a non la vedo attaccare. proprio online, quindi. No, non c'è. Va bene, allora niente, a questo punto. Mi dispiace, ma vi salutiamo e interrompiamo qui la diretta e la riprenderemo, insomma, magari anche con delle foto, un tutorial fotografico, eccetera. La possiamo riprendere anche domani. Comunque, vi daremo Roberta, comunicazione Roberta del. è felice perché ha più tempo per recuperare, ha detto. Eh sì, dai, poi chiaramente Per facciamo fare il slittare progetto. anche. Sì, faremo slittare anche le date, insomma, per il punto bonus, eccetera. Sì, Ok. Claudia, è vero. Pure a me si era surriscaldato e non ha voluto sapere di riaccendersi l'altra volta. Ok, niente, non la vedo rientrare, Roxy, Va quindi bene. questa sera ci dobbiamo salutare qui allora. Dai, buona Ok. serata a tutti e niente, ci Aspetta, aggiorniamo. aspetta, credo sia Sì. Aspetta, arrivato un messaggio, vedi un po'. aspetta. Oddio. Dove è arrivato il messaggio? Forse Perché su qui. WhatsApp, credo. Ah, WhatsApp, ah, c'è scritto arrivo, eccola qui, Eccola. riscaldamento hotel, arrivo, eccola, allora aspetta che la facciamo rientrare. No, non è successo niente, come non detto allora. Adesso ce la fa. Sì, Roxy, vai tranquilla, ti leggo, ti leggo. Infatti. Se mi senti, Roxy, siamo tutti in attesa, tranquillo, ti aspettiamo. È già un buon segno se riesce a inviare messaggi. A me l'altra volta proprio. Niente. Stasera sono pure fortunata ad avere la linea perché queste altre sere niente. C'è Sì, stato un infatti. temporale giorni fa e è successo qualcosa, sono stata a giorni, specialmente la sera, senza segnale.
Allora, intanto nel frattempo è rientrata Roxy, aspetta che la vedo che si sta riconnettendo in questo momento. Che sta risistemando il cellulare sul treppiede. Io, chiaramente voi adesso non state vedendo quello che sta facendo Roxana, quindi non la mando in diretta, ma sta riposizionando il Vabbè, un cellulare, po' di quindi mi sa un pazienza. po' morta. Allora, vediamo un po', la faccio rientrare. Eccola. Eccoti, No. Roxy. Eccomi, scusate. Ce l'hai fatta, brava. Purtroppo i telefoni. Allora, siamo rimasti a incollare la copertina. Io vado sempre. Però forse sono storta, scusate, così è meglio. Ok, quindi vado a posizionare qui, prendo le misure, aspettate, così. Ok. E quindi la parte frontale della copertina è pronta. Andiamo velocemente a incollare anche l'altro prima che questo telefono mi lasci, perché sta caricando lentamente. Non so se è il caricabatteria o è la temperatura della stanza che fa troppo caldo stasera. Altra volta è andato tutto liscio. Ok, perfetto. Mettiamo un pezzettino qui e poi andiamo a fare il modulo interno e praticamente l'album è finito. Ok? Andiamo a spellicolare il nostro biadesivo perché il biadesivo è bello perché velocizza e poi questo qua di Marta Tac è molto molto bello, resistente. Abbiamo detto rosa sotto, quindi rosa sotto, andiamo, quindi così. Io lo tengo così per farvi vedere a voi, quindi vado a incollare il pezzo. No, no, ormai è andato. Anche qui. Non è perfetto perché nella diretta le cose perfette sono quasi perfette, però va bene. Ok, quindi abbiamo dato continuità alla copertina. Qui il dorsino in accettato. Adesso per chi voleva vedere il progettino, lo faccio vedere. Ok, qui abbiamo l'albumino. Quindi abbiamo detto il meccanismo flip-flap. Ok, invece qui abbiamo la parte destra dell'album, che praticamente è molto, molto speculare. Qui c'è una tasca, una tag, non la trovo più. E qui abbiamo questo gioco di aperture e qui ci sarà una foto centrale. Quindi si chiude così, così, così. Prima destra, poi sinistra, destra, sinistra. Qui ho messo il vellum Marta Tac. Ok. Così, qui ho utilizzato la copertina.
per fare la mattatura che vi dicevo prima, e anche le tasche. Quindi poi la mattatura potete farla come più vi piace. Qui, cosa che non vi piace? Ah, ok. Ok, ci siamo. Scusate, solo che faccio veloce per non perdere altro tempo. Perché non si chiude? Ah, ok. Stavo toccando una pagina. Ok, ci siamo. Partiamo. Allora, quindi la copertina è pronta. Adesso andiamo a fare la struttura interna. Io ho già fatto tutti i tagli. Ecco, la tag l'ho trovata. Andiamo a fare tutti i andiamo a fare la parte la struttura interna. E quindi io ho già tagliato tutti i pezzi e andiamo adesso a fare dal pezzo A4, quindi questa è la lunghezza dell'A4, quindi sono andato a tagliare 12 centimetri. Vediamo dove l'ho scritto qui. Dall'A4 ho tagliato 12 centimetri e 4, così per 29,5. Questa è la parte centrale, questi sono i laterali da 3 centimetri e questo è quello che avanza. Praticamente ho cordonato a. Vediamo un attimo che vi faccio vedere. Quindi sono andata a cordonare sul pezzo da 29,5, sono andata a cordonare a 5,5 la prima piega, la seconda piega a 8,5, la terza piega a 21 e poi a 24. Ok? E quindi adesso andiamo a lavorare la parte dell'album. Quindi andiamo a fare la piega e l'altra piega. Giriamo il foglio per comodità. Facciamo una piega e un'altra piega. Per la struttura interna, chi si è collegato adesso, ho usato la carta martellata, non è questa, ma è color bianco. Ho sbagliato la bustina, ma è comunque la carta martellata 200 grammi. Ok? Questa è la parte interna dell'albumino. Adesso andiamo a costruire il nostro gioco di carte. Ci servono poi due pezzi, quattro pezzi anzi, quattro pezzi che misurano 13,5 per 12,4. No, per 12. Scusate, per 12. Perché 13 e mezzo? 13 e mezzo perché vado a cordonare a 1,5 cm solo su un lato solo, sul lato da 13 e mezzo. Così mi rimane 12 per 12, ok? Quindi andiamo a piegare le quattro tesserine. Comunque le misure c'è Pier che ha il PDF con tutte le misure. Io vado spedita perché non so la batteria come andrà, perché vedo già che si vede un po' sgranatello. Qui vado di biadesivo perché così vado veloce. Ok. Ok, quindi andiamo a mettere sulla piega fatta, quello da 1,5 cm, andiamo a mettere il biadesivo. Ok. No, è finito il biadesivo, ma è possibile? Certo, la diretta di questa sera, visto che io ho aperto le danze con la challenge, niente, ho un altro. Quindi andiamo a usare un altro biadesivo. Ok.
riesco a leggere i commenti. Tutto bene? Tutto a posto? Fatemi sapere perché io. Ok. E quindi adesso andiamo a incollare la parte centrale. Andiamo a spellicolare, se riesco. Ok. Quindi prendiamo il pezzo e andiamo a posizionare il primo quadrato. Lo centriamo a filo nella parte superiore e a filo ai lati, ok? Ci siamo? È molto semplice, eh? Proprio sembra complicato, ma non lo è. Ok, quindi vado col secondo pezzo per comodità giro e quindi vado a incollarlo al centro e a filo. Ok, quindi questo così e così. Poi vado a prendere gli altri due pezzi. Ok, ci siamo. E vado a incollarli qui. Mi raccomando, stiamo su praticamente il pezzettino, i pezzettini che sbordano del bordo a filo. No, sì, si vede un po' sgranato, è vero, lo vedo anch'io, perché è il problema del telefono che sta caricando un po' lentamente. Quindi vado a incollare a filo di quel centimetro e mezzo. Quindi vado così. No, così, così. Ecco, una cosa che può succedere. Che quando voi chiudete che tocchino, ok? Cosa facciamo? Andiamo a rifilare un pezzettino della carta, proprio 2 millimetri, ok? Quindi vado a chiudere prima questo, vedete, ho alleggerito un attimino, poi la parte sotto e la parte sopra. E qui ci siamo. Ok? Adesso andiamo a fare. Ci servono due pezzetti da 14,4 per 2 centimetri con piega 1 centimetro. Andiamo a mettere biadesivo anche qui. Ok. Perché sono delle piccole giunture messe sui laterali delle pagine per agevolare l'apertura. Ok, ditemi se si vede bene. Quindi abbiamo detto che servono due pezzi da 12,4 per 2 centimetri con piega a 1 centimetro sul lato corto, quindi ok. Ok. Perfetto. Andiamo a piegarli a metà, quindi 1 centimetro e 1 centimetro. Ok. Qui poi ci servono due pezzi. Ci servono due pezzi,
che sono 12,4 per 12 centimetri. Ok, vediamo il 12,4 è questo, sì, e questo è 12 centimetri, quindi andiamo qui, 12,4. Andiamo a incollare queste alettine. Non vedo i commenti, mi fate sapere se va tutto bene? Andiamo a incollare queste due alette sul lato dei due quadrati, perché poi andremo a incollarli. E Roxy, sì, sono rientrato solo per dirti che non ci sono commenti, non preoccuparti. Ah, ok. Poi io ti vedo bene comunque, anche Cinzia e Roberta, insomma, ti vedono bene. Io ti lascio da sola così c'è tutto schermo e si Ok. Ok, vede anche più da grazie. casa. A dopo. Ah, dopo, grazie. Quindi andiamo a prendere l'allettina, spellicoliamo sul lato che va qui. Quindi mi raccomando, il lato da 12 e 4, perché la striscia è 12 e 4. Quindi andiamo a incollarla a filo, ok? Così, dovete trovarvi così, con l'aletta di qua all'interno. Facciamo anche dall'altra parte, quindi andiamo a misurare se 12 e 4 è qui, no, quindi 12 e 4 è qui, quindi andiamo a incollare il pezzo qui. Ok, grazie ragazze, scusate, però ogni tanto, non sempre, però ogni tanto questi telefoni non so cosa li prende. Adesso ho acceso l'aria condizionata manetta, vediamo come va. La mia carica dice 33%, eppure l'ho messo. Quindi ci troviamo con i due pezzetti con le alette, diciamo verso l'interno. Adesso andiamo a prendere il pezzetto della nostra struttura e andiamo a incollare questo pezzo di aletta. Andiamo a incollarlo qui. Se volete, per comodità, aprite tutte le tre alette, qui c'è la piega, quindi andiamo a filo, ma non attaccato, ok? Io per comodità giro, come sempre, girate sempre il lavoro come siete più comode incollare. Quindi vado a incollare qui al centro, ok? E quindi ci siamo. Adesso vado a chiudere questa aletta qua. Quindi mi trovo con l'aletta sulla destra dalla pagina sinistra. Andiamo a spellicolare. Giro per comodità il lavoro e vado a incollare a filo della piega, anzi un millimetro più indietro. Ok? Perfetto. E ci siamo. Quindi adesso andiamo a. E abbiamo fatto le due pagine, altre due pagine. Ok, tutto chiaro fino qui? C'è qualcosa che non inquadra? Ah, sì, ok. Mi sembrava qualcosa che. Ok, quindi adesso andiamo a prendere due pezzetti di carta, appoggio qui, perché dobbiamo fare due taschine. Le taschine le dobbiamo fare con due pezzi da 7 cm per 14 cm, con piega di 1 cm su tre lati. Ok? Vado di biatesivo, perché anche qui userei la colla, perché comunque l'attaccolla è una colla ottima, però per velocizzare la durata del video vado di biadesivo. Ho finito quello bianco, adesso sto usando uno che ho trovato nel carrello che ho qui vicino a me. Aiuto, mi si è staccato il biadesivo.
Tagliamo. Ok, vedete, ogni tanto succede anche questo. Ma sono tutti incidenti del percorso. Ok, vado a mettere subito il biadesivo anche qua, che così andiamo, vado più spedita. Ok. Ok, questi cordoncini qua devo pulirli forse perché non tagliano più bene. Ditemi se mi sentite. Ok. Perfetto. Andiamo a fare le pieghe delle tasche. Quindi abbiamo detto che ci servono due tasche. Ok, qui si è staccato il pezzo. Ci servono due taschine da 7 cm per 14, con piega di 1 cm su tre lati. Biadesivo su tutti e tre i lati, ovviamente. Ok, vado a marcare le pieghe con la pieghetta perché è molto utile. Adesso vado a prendere le cordicina di T-Molds, io ho perso, non le trovo più, c'è un po' di... Vado a tagliare questi pezzetti qui, degli angoli. Rimango un filino, vedete, rimango un filino più indietro della piega e vado nell'angolo dove si incontrano le due pieghe. Ok, facciamo la stessa cosa anche sull'altra taschina. Vado a smussare questi angoli che non servono, che poi fanno sullo spessore. Ok. Perfetto. Ok, adesso andiamo a incollare. Vado a incollare prima l'aletta piccola. Ok, il biadesivo con le mie unghie non va d'accordo. Quindi vado a piegare prima l'aletta corta e vado a incollare l'angolo. Spellicoliamo l'altro lato. Adesso ho l'ansia della batteria, però in teoria non dovrebbe più mollare. Ok, quindi vedete, prima incollo gli angoli. Adesso andiamo a spellicolare la parte in basso. Chi mi aiuta a spellicolare? Dai, aiutatemi. Niente, niente da fare. Aiutiamoci col cutter. Ok, ci siamo. Questa tasca qua praticamente la vado a incollare sulla pagina che ho incollato l'ultima. Giro il lavoro per comodità. Qui è l'angolo, diciamo, all'interno dell'album. Vado a mettermi esattamente sull'angolo e nella parte alta della pagina e poi vado a posizionare la mia tasca dritta. Vedete? È una tasca a posto. Adesso vado a incollare l'altra taschina. Ok, facciamo così. Ok. Incolliamo l'altra tasca. Scusate se faccio nella mano, però così mi sembra di essere più vicino al... Qui, quindi l'apertura all'interna ce l'ho qui, quindi vado a girare la mia tasca per comodità, sì, per essere più comoda. La posiziono qui nell'angolo, schiaccio, la fisso qui a filo e poi la lascio andare su tutta la pagina. Vedete qui un piccolo spazietto, quello è per lo spessore che così non va a cozzare. È meglio avere un piccolo spazio che non andare contro la struttura. Quindi praticamente, ricapitolando questo modulo,
Abbiamo i quattro quadrati che si chiude così, prima, secondo, dal basso e poi dall'alto. Poi abbiamo le due pagine dove abbiamo usate due alette come spina. Poi sulle due pagine abbiamo usato due taschine. Ok? Perfetto. Allora, qui vi faccio vedere un altro l'albumino, poi è quasi finito perché la matatura poi la faremo un altro momento. Qui io avevo fatto un'aletta dove c'è la pagina con la tasca, solo che non ho calcolato bene le misure e quindi mi va a cozzare con il dorsino. Allora, ho deciso di non fare più la parte sotto, ma queste due pagine che sono praticamente identiche, speculare. Ok? Allora, adesso andiamo a chiuderlo. Questo, prima questo, poi questo, poi questo. E poi questo. Qui c'è qualcosa, ecco, la solita tasca che va a toccarmi qui una matatura interna che ho messo, per quello ho evitato di farla. Ok, prima questo, poi questo, poi questo, poi questo. Ok, ci siamo? Se avete domande, chiedete pure. Quindi la nostra struttura è quasi finita. Adesso ci servono due pezzi. C'è un po' di disordine sul mio tavolo dove è il tappino che poi lo perdo. Facciamo un po' di pulizia. Adesso ci servono due pezzi uguali identici. Praticamente li ho ricavati dal pezzo A4 da 200 grammi, tagliando sul lato lungo, quello da 29 e mezzo, ho tagliato 13, aspettate, dove sono rimaste? 12 e 4 per 21, che sarebbe il 21, sarebbe la larghezza della 4. Ho fatto la piega a 1 cm. A 12 è quello che avanza, avanza, ok? E questi due pezzi sono uguali, quindi ho detto 12 e 4, 12 e 4, che sarebbe l'altezza dell'album, per 21 con piega a 1 cm e poi la piega a 12 cm qui, ok? Adesso vado a piegare questa lettina qua all'interno. Invece quest'altra la piego così, al contrario. E l'altra uguale, quindi vado a piegare così, che questa lettina qua che c'è la vado a incollare sul dorsino e questa in contrario per fare il gioco movimentato delle pagine. E questi due vado a incollarli sul dorsino, quello da 3 centimetri, quindi aletta a destra, aletta a sinistra. Li metto qui, prendo la mia struttura, anzi, prima mettiamo il biadesivo, ok, che così, quindi mettiamo il biadesivo sulla aletta da 1 cm, ok? Mettiamo il biadesivo anche sull'altra allettina, ok, dove ci sono le forbici, quelle giuste, qui, ok, e ci siamo. Quindi abbiamo detto che l'aletta c'è a destra, l'alettina c'è a sinistra. Mettiamoli a destra, a sinistra, prendo la mia struttura e sul dorsino vado ad applicare la mia pagina. Ok, avete domande? Tutto chiaro? Chiedete pure. Il mio telefono sta caricando il 35%, speriamo in bene. Giro per comodità la lettina piegata all'interno e vado a incollarla lasciando, non so, 3-4 mm dalla piega che ho. Ok, non la metto attaccata. Vedete? Lascio 4 mm all'incirca e questa è la pagina della parte destra.
Adesso andiamo, giriamo il lavoro per comodità. È tutto speculare comunque. Una volta che avete fatto i tagli, sono tutti doppi. Ok, con l'aletta vado comunque a lasciare 4 mm a occhio, adesso che uno in più, uno in meno, non importa. E quindi chiudo destra, sinistra e qui. Ci siamo. Ok. Questo qua e questo qua. Dov'è che tocca? Cos'è che tocca? Ah, ecco qua la lettina, perché se noi andiamo a mettere la mazzatura, aspettate. Quindi chiudiamo, 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 chiudiamo e poi tutto viene chiuso. Ok. Ci siamo? Sì. Però mi tocca da qualche parte, perché tocca? Dove tocca? Vorrei capire dove tocca. No, ho chiuso male le alette. No, perché questo sotto, questo qua, questo qui, la tasca qui, l'altra qui, l'altra qui. No, ci siamo, ok? Adesso siamo quasi alla fine, vi giuro, ci servono 4 pezzettini piccoli da 2 cm per 5 e mezzo. Biadesivo, e praticamente l'album è finito. Ok, queste forbici sono un po' incollate. Ok, qualcuno mi dice che ore sono, funziona, perfetto. Ok, allora. Andiamo a mettere biadesivo. Quindi ho detto che ci servono 4 pezzetti di strisce piccole, 2 cm per 5,5, però poi andate comunque a misurare, perché magari vi serve 5,4, 5,3, dipende dalla vostra pagina, ma è molto semplice. È più a dire che a fare, perché è veramente una struttura molto semplice. Una volta che avete fatto tutti i tagli, andate spedite a incollare. Ultimo pezzettino, eccoci qua. Ok, ci siamo, eh? Siete stanche? Volete andare a dormire? Io blatterò da sola. Ok, andiamo a fissare bene il biadesivo per togliere un po' di bolle. Poi andiamo a piegare a metà, perché erano da 2 cm le striscette, questo per fare la tasca, eh? Roxy, non sei da sola, eh. Ah, ok. No, Non preoccuparti. mi sembra di parlare da sola. No, non Perché... preoccuparti. Naturalmente, se ci sono domande, scrivete pure, poi risponderemo. Insomma, Roxy Ok, risponderà in quindi diretta oppure andiamo. anche nella chat. A dopo. Ah, dopo abbiamo questi 4 pezzettini che ho detto che ci sono 5 per 2. Perché? Perché noi andiamo a incollarli qui per formare la tasca. Ok, quindi io praticamente devo rifilare, perché vedete che qui sborda un po', non lo deve fare. Quindi andiamo a tagliare un pezzettino anche a occhio, perché fa niente all'interno. Mettiamo uno sopra l'altro e andiamo a rifilare identici. Ok. Quindi misurate sempre, perché così tagliate il pezzo, quello che serve a voi. E quindi andiamo a incollarlo qui, sulle alettine piccole praticamente. Ok? Quindi questi due abbiamo detto che su, li abbiamo tagliati uguale, più o meno. C'è da rifilare un po' qui. Ok. E anche questi andiamo a misurare qui, sì,
meglio rifilare perché così non abbiamo il problema che quando stiamo per incollare. Ok. Allora, prendiamo i pezzettini, spellicoliamo solo una parte e andiamo a incollare qui sulla aletta che rimane a vista. Partiamo dalla parte laterale e andiamo a incollare perché se nel caso sporge, come qui un filino, un pezzettino, io vado a rifilarla perché se mi sporge da questa parte è più pericoloso, per quello che è sempre meglio misurare sempre. Ok, quindi andiamo a incollare l'altra pallettina piccolina. Partiamo per comodità che vi faccio vedere, lo tengo così in mano, eh. Vediamo di non incollarlo storto. Ok, questo perché lo si fa questo giochino? Perché io adesso prendo altri due pezzi quadrati, più o meno quadrati, 12 e 4, che è l'altezza dell'album per 12, perché vado a incollarli così. Ho sbagliato il lato. Ok, vedete? Perché così qui mi viene una tasca, ma la tasca è fatta apposta con quelle due alettine, perché io quando vado a infilare una cosa, questa è dalla misura giusta, quindi non entra, vado a infilare direttamente nelle alettine, quindi non vado a inciampare nella colla o come si chiama, nel biadesivo nel caso. Per comodità sempre giro la struttura. Siccome 12 e 4, che è l'altezza dell'album interno, per 12, attenzione a non incollare perché vedete rimane il pezzo più corto. Quindi attenzione a incollare. Vado a spellicolare il mio biadesivo. Niente, stasera il biadesivo non è. Il primo rotolo è finito, questo qua non si spellicola, però il cutter forse ha anche questa funzione. Quindi vado, tengo schiacciata la struttura, vado a mettermi a filo sopra, così, e scendo a filo nella parte bassa. Ok? E quindi questa aletta è finita. Aspettate, così, così, ok. Questa viene all'interno. Ok, così. E poi vado a mettere l'altra. Ah, è lì che tocchi. Ho capito. Va a toccare nella tasca. Quindi questa è all'interno e qui faccio la stessa cosa con le due alettine che abbiamo preparato. Quindi attenzione, misurate sempre, questa è perfetta. Quindi vado a mettere sopra l'altra aletta piccolina. Ok, comando a filo qui, così non sborda. Ok, e adesso prendo l'altra, la misuro perché non si sa mai se c'è da rifilare un pezzettino. Però appena appena. Cestino qui. Ok, dov'è? Niente, biadesivo stasera ho. È forse il bello della diretta, vero? Ok, per comodità giro, mi posiziono nell'angolino, quasi, non proprio. Vado a incollare la lettina in basso e quindi adesso vado a prendere l'altro quadrato che misurava 12 e 4 di altezza per 12, vedete? È sbagliato, quindi lo giro 12 e 4 di altezza. Per comodità apro l'albumino, andiamo a spellicolare con il cutter, attenzione a non tagliare le dita,
ma è l'unico modo per spellicolarlo. Quindi vado a misurare qui, ok? Quindi lo tengo abbassato col dito qui al centro. Vado a posizionarmi a filo sopra. Attenzione che l'aletta sia coperta, dentro. Ok? E quindi vado a posizionare l'altra parte. E praticamente la struttura è finita, ragazzi. Sembra più, cioè, è tutto un apri chiudi. Ok? Quindi ricapitoliamo. La struttura, aspettate che chiudo l'utero perché non vorrei farmi del male, non è il caso. Ok. Togliamoli avanti. Allora, quindi ricapitolando, le misure Pier dovrebbe averle già messe sulla pagina. Quindi abbiamo la parte interna dove si chiudono le alette così, così da sotto e quella da sopra. Poi chiudiamo la parte destra, la parte sinistra, parte destra, parte sinistra, parte destra, parte sinistra. E la struttura è a posto. Qui c'è qualcosa. Ah, sì, tocca un po' nella tasca, ma quando è chiuso perché è un po'. E qui avete questa tasca, qui avete l'altra tasca, qui che si apre un'aletta. Qui speculare l'altra lettina, qui una tasca, qui va messa una matatura, è una matatura interna, e niente, la struttura è finita. Adesso andiamo a incollarla sul mio album. Ok, prendiamo la struttura. Vi do un consiglio che la parte dietro dell'acetato, se non volete avere difficoltà, attenzione quando incollate la struttura sull'album, perché? Perché dovete guardare diciamo, il verso delle tasche, perché io su questo l'ho incollato al contrario, per fortuna mi sono salvata l'ultimo. Quindi andiamo a incollarlo qui al centro. Però io sono partita a incollarlo a filo, quasi filo qui. E poi quello che rimane all'interno dalla piega va tutto bene, anche se rimane un po' di più, niente da diciamo, spazio a poi la mattatura interna e le foto, perché comunque ci serve dello spazio se mettete tante foto. Grazie, Franca. Ok, e qui ovviamente vado di call perché aspettate che guardo le tasche, sono in basso, aspettate che rivedo la struttura, sì, ok, va bene. Quindi andiamo, aspettate che la chiudo bene, che è così, prima questa, poi questa, poi questa. Okay. Sì, sono le tasche interne però con la matatura non avete più questo problema. Andiamo a mettere la colla su tutto il quadrato. Mi serve un peso, quindi mettiamo la nostra bella colla su tutto il quadrato. Ok, ci siamo ragazzi, è finito praticamente l'album. Adesso vi faccio vedere velocemente ovviamente la spatolina serve così, tac, a caso. Però andiamo a mettere la colla praticamente su tutta la superficie, perché così mettiamo poca colla, ma andiamo a spennellarla. Ok? Adesso vado a girare per comodità la mia struttura, vado a appoggiare qui, guardo sempre i tre lati, ok? Avendo la colla sono molto avvantaggiata perché riesco a muovermi.
Quindi guardate i tre lati, i laterali, cioè in basso, in alto, ok? E nella parte qui, ok? Mettiamo la colla adesso. Adesso apro bene le mie paginotte, che così io posso andare a schiacciare. Ok? Vado a schiacciare bene bene la mia struttura che si incolli alla mia struttura realizzata in precedenza. Ok. Ci siamo. Quindi prima così, no, prima destra, sinistra, destra. E sinistra, ok. Boh. A posto, la struttura è finita, l'album si chiude, la chiusura potete mettere un nastro, potete mettere un altro eyelet che fate un elastico, ci sono tantissime modalità per fare una chiusura, io l'ho lasciato così perché lo metterò comunque principalmente così sulla mensola. Niente, il progettino è finito. Poi finirò di mettere la matitura e di rifinire tutto e ve lo faccio poi vedere in un altro video. La copertina per chi ha perso, ho fatto la continuità del colore, in più in alto è rosa, la copertina è stata scelta da bianca. E niente, adesso l'albumino è finito, vi faccio vedere l'album quello finito. Ti faccio vedere l'album finito e voglio vedere tantissimi, tantissimi vostri album. Vieni. Vieni. Adesso sfogliamo insieme l'album finito e niente. Ditemi cosa ve ne pare. Io sulla copertina, su questo ho messo una shaker. Non è detto che metterò una shaker anche su questo. E l'albumino è questo. Abbiamo il flip flap all'interno che si apre così. Ok? Quindi volendo si possono mettere foto anche qui. Io lo devo finire con le foto. Le ho messe le foto all'interno. Su questo ho messo il nastrino per facilitare il flap, ok? E qui metterò penso una scritta gigante perché questo pezzo qua praticamente è la copertina. Qui magari nascondo questo pezzo con un abbellimento e qui metterò una scritta grande. Quindi qui è la tasca che vi dicevo, la tag, quindi tasca. Qui tasca. Qui ho usato sempre la striscia della copertina. Qui ho usato sempre la copertina perché mi piaceva questa scritta a colori. Ovviamente devo aggiungere qualche foto. Qui c'è il velo, Marta Tac. Ok. Qui la pagina con la letta che parlavamo prima. Qui la tasca. Ecco. Qui questa aletta che l'ho eliminata perché dà fastidio qui sul laterale, però se volete farla io vi do le misure, quindi qui un'altra tasca, qui sempre la striscia per la mattatura della tasca, ho usato la copertina e qui il meccanismo interno, quello centrale, che qui penso di mettere una scritta, qualcosa, una timbrata. Qui si può aggiungere anche foto o journaling a piacere, però queste carte sono talmente belle che a me piace anche lasciarle così. E qui poi abbiamo la parte centrale che io penso di mettere solo una carta patterned con un sentiment. L'album è finito. Aspetto i vostri albumini, aspetto i vostri commenti.
voglio vedere tanti di questi albumini. Io mi sono divertita a realizzarlo. Questo. Niente, qui è l'aletta che mi blocca. Questa aletta con la tasca che va a toccare la mappatura che l'ho fatta. Ok, adesso ho capito. Quindi attenzione alla la mattatura interna, perché dovete metterla su tutto. Qui avevo fustellato e ho recuperato questo pezzo laterale, quindi non si butta via niente. Anche qui il pezzo della copertina ho usato per fare la mattatura. E la mattatura l'ho messa qui all'interno dell'album, vedete? E anche qui che ho usato sempre il pezzo della copertina, quindi per la cronaca non si butta via niente. Invece qui ho usato le catenelle di Marta Tac e ho fatto dei charm usando un fustellato bianco di carta martellata 260 e poi un fustellato della pattern. E niente, l'albumino è finito. Io vi saluto. Roxy, nel frattempo ci sono anch'io, non so se sono rientrato per i saluti finali. Eccoci. Allora, grazie mille. Il progetto grazie, è grazie a come hai potuto vedere adesso. No, dai, poi intanto domani lo caricherò sul canale YouTube, quindi lì potete magari, ecco, andare avanti veloce sui pezzi, insomma, che vi sono facili, che avete capito come funzionano. Sì, è molto facile. Potete ristringere queste 2 ore e mezza di video in pochissimo tempo. Insomma. 2 e mezzo? Mamma, che ore sono? Sì, 11:30. Sono 11:30 praticamente. Nel frattempo Cinzia ci ha salutato. Ciao Cinzia. Ciao a tutti, grazie, buonanotte. Ciao a tutti e buonanotte e alla prossima. Ciao. Ciao ciao.